Pace bene a tutti. Oggi ricordiamo San Giobbe, il 10 maggio. La sua storia è molto particolare e ci è raccontata nella Bibbia. Ascoltiamo. Giobbe visse nel paese di Uz, una regione posta tra l'Idumea e l'Arabia settentrionale. Era molto ricco e aveva 7 figli e 3 figlie. Nella sua famiglia esercitò funzioni sacerdotali, offrendo ogni 7 giorni sacrifici per ciascuno dei suoi figli. In poco tempo perse i suoi figli e la sua ricchezza. Ammalatosi e ridotto in piaghe, venne cacciato dalla moglie. Fu costretto a vivere in un letamaio, ma non perse la sua calma. Belle le parole che testimoniano la sua rassegnazione di fronte agli eventi della sua vita. Yahweh ha dato e Yahweh ha tolto. Il nome di Yahweh sia benedetto. 3 suoi amici, venuti a conoscenza della sua situazione, accorsero a confortarlo. Il libro di Giobbe, a questo punto, introduce un lungo dialogo che, partendo dalla sua esperienza personale, parla dell'origine del dolore e del mondo. Giobbe, che per primo parla, adirato maledice il giorno della sua nascita. Si chiede, nella sua totale fiducia in Dio, come mai all'uomo viene data la vita se poi è infelice e come mai l'empio è felice mentre il pio è sventurato. Gli interlocutori rispondono che alla radice delle sue disgrazie deve esserci necessariamente qualche grave peccato, forse un delitto occulto. Inutili le argomentazioni di Giobbe. Finalmente interviene la parola ammonitrice di Dio che condanna gli amici di Giobbe, che hanno avuto nei suoi confronti un ingiusto comportamento. Restituisce al profeta i suoi armenti, generò di nuovo 7 figli e 3 figlie, visse ancora oltre 140 anni. Vide i suoi figli e i figli dei suoi figli fino alla 4ª generazione e morì vecchio e pieno di giorni. È una figura molto nota nella Bibbia e nella tradizione cristiana come modello di santità e di pazienza. Dai padri antichi in genere è chiamato profeta e da qualcuno martire per le sue molte sofferenze. Venerato in Oriente e Occidente, gli vennero dedicate delle chiese e ospedali. È per tutti modello di santità e di pazienza. Quella di Giobbe è una storia incredibile, proprio lui santo, irreprensibile, di veramente un buonissimo comportamento gradito agli occhi del Signore, a un certo punto inizia a perdere tutto ciò che di buono aveva nella sua vita, ad iniziare dalla famiglia, poi la salute, il benessere, tutto quanto. E c'è un discorso profondo che riguarda la storia di Giobbe, perché noi spesso tendiamo a considerare le cose belle che ci arrivano nella nostra vita come un premio dal Signore e le cose brutte invece come una punizione. Da qui ne deriva un po' questo atteggiamento di fondo, questa convinzione. Se ci comportiamo bene, allora Dio ci premia, se ci comportiamo male, allora Dio ci punisce. Ma soprattutto, se mi comporto bene, perché Dio mi punisce? Perché mi arrivano le cose brutte? Ecco, la storia di Giobbe cerca un po' di superare questa visione del mondo, perché Dio non manda le cose cattive, Dio ama i suoi figli. Però siamo in un mondo che, grazie proprio alla libertà che Dio concede a tutti noi, è un mondo segnato dal peccato e i riflessi del peccato sono proprio nel male che ci arriva nella nostra vita. Forse Giobbe ci può insegnare proprio questo, che Dio non va mai abbandonato e che non si cerca di fare il bene per avere il bene da Dio. Anzi, qualsiasi cosa noi facciamo, facciamola per Dio senza aspettare nulla, nulla veramente in cambio, con una certezza di fondo, perché c'è questa certezza che ci guida, che alla fine sarà Dio a fare giustizia, che alla fine nulla andrà sprecato e che l'amore è l'unica cosa che resterà. Per questo chiediamo la tenacia che Giobbe ha avuto di andare avanti nonostante le tante difficoltà, senza cedere alla tentazione di arrabbiarsi con Dio e di rinnegare Dio. San Giobbe prega per noi.